ritrovati con AgriNews, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura. Cerchiamo di capire come difenderci dalla diabrotica, l'agente patogeno più importante per la coltura del mais che può far perdere dal 10 all'80% del raccolto. È possibile difendersi anche senza l'uso di insetticidi. Diabrotica del mais. È possibile tenere sotto controllo questo importante parassita del mais applicando una buona rotazione agraria. Nelle aziende pilota dimostrative di Veneto Agricoltura costantemente applichiamo l'avvicendamento delle colture, abbiamo una rotazione strutturale base, frumento, mais, soia, che ha consentito negli anni di mantenere le popolazioni di diabrotica sotto la soglia di danno senza mai intervenire con insetticidi. Il bollettino Colture Erbacee di Veneto Agricoltura, grazie a modelli previsionali collaudati, dà durante tutta la stagione lo sviluppo delle popolazioni di diabrotica. Uova, schiusura delle uova, larve, sviluppo delle larve, emergenza degli adulti. Con queste informazioni si potrà capire quando si può seminare mais dopo mais senza rischio di far sviluppare la popolazione di diabrotica, quando installare in campo le trappole cromotropiche per il monitoraggio, tutto quello che serve per fare una buona difesa integrata. La riforestazione dell'oceano, compresa la laguna di Venezia, è il progetto che ha già ottenuto 400 milioni di euro dal nuovo PNRR per le coste italiane e che l'UNESCO sta coordinando da Venezia. Ne parla con queste parole la coordinatrice UNESCO Francesca Santoro. Rigenerare la natura del mare sarebbe utile per invertire la tendenza che prevede l'innalzamento delle temperature del mare di almeno 2 gradi e 80 centimetri in più entro la fine del secolo. Dopo i progetti pilota a Palermo e in Puglia dovremmo farne uno anche in laguna. Ed ora vi annunciamo anche l'apertura del bando da 43 milioni di euro per recuperare il paesaggio rurale. I fondi arrivano dal PNRR per interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti storici, ville venete, elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale, sia pubblici che privati. Per accedere al finanziamento gli immobili devono appartenere alle tipologie di architettura rurale, essere stati costruiti da almeno 70 anni ed essere censiti nelle banche dati regionali e comunali di pianificazione territoriale urbanistica o soggetti a vincolo culturale. Le domande potranno essere presentate dal 21 aprile al 20 maggio prossimi. In video e sui social di Veneto Agricoltura il link al bando. Ed ora spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia Regionale di Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Il rialzo termico e le piogge dell'ultimo periodo hanno dato una spinta allo sviluppo vegetativo delle colture ed è stato recuperato il ritardo rispetto al 2021. Per il fine settimana il tempo sarà variabile per il passaggio di una rapida perturbazione che porterà qualche pioggia in montagna venerdì e precipitazioni sparse in pianura nella giornata di sabato. La domenica il tempo tornerà più stabile, in prevalenza soleggiato. Le temperature continueranno ad essere sopra la media ma subiranno un leggero calo tra venerdì e sabato. Dalla terra alla tavola con i consigli di cucina del nostro chef Alessandro Mazzone. Anche oggi andiamo ad eseguire una ricetta della tradizione veneta. Utilizzeremo le vongole veraci del parco, del delta, del Po. Qualche piccola variazione, useremo del pan fritto, una zesta di limone ed un'essenza al pepe nero. Abbiamo precedentemente cotto le vongole con un po' di olio, aglio, prezzemolo e sfumato con un pizzico di prosecco. Andiamo a separare l'acqua di cottura dalla sabbia, dalle impurità. Ci servirà poi per finire la cottura della pasta. Aggiungere le vongole precedentemente separate, un pizzico di olio. Andiamo a fare un nido con i nostri spaghetti, grattugiamo un po' di bottarga di muggine, pan fritto, terminiamo con di limone, finiamo con un'essenza di pepe nero. Andremo ad abbinare un'eccellenza nel nostro territorio, Chardonnay 2018, questo vino che anche quest'anno, per l'ennesimo anno, ha preso i 3 bicchieri del gambero rosso, come potete vedere dalla etichetta rossa. Vino che è molto morbido, con caratteristiche di grande suadenza, ma contemporaneamente con una spiccata acidità. Grazie dell'attenzione, ci rivediamo dunque nella prossima puntata di AgriNews.